Buonasera, buonasera dal Pala Enrico di Pozzuoli. 3:42 dall'inizio della finalissima di Coppa Campania tra GMA Pozzuoli e Galletto Pedano Basket Club Sarno. È la finale della Coppa Campania. Da qui a pochi istanti, come vedete alle mie spalle, inizierà il match che vale praticamente una coppa, la Coppa Campania, e che praticamente potrebbe far ritornare nella città, appunto, sarnese, una coppa dopo diversi anni. Ricordiamo che l'ultima in un campo sportivo è stata vinta dall'Ippogrifo in quella notte magica della Rechi, quando la squadra di Gigi Squillante batté la favoritissima, appunto, Arzanese, e appunto l'Ippogrifo vinse una Coppa Italia che è rimasta nella storia, una delle due con lo Special One Gigi Squillante. Ma naturalmente stasera il basket Sarno ritorna qui al Pala Enrico per la finalissima, neanche a farlo apposta, contro i padroni di casa, squadra naturalmente favorita in questo momento perché gioca in casa, perché ieri sera ha battuto la fortissima Agropoli, prima in classifica, ricordiamo, nel campionato di appartenenza. Praticamente Agropoli prima in classifica, Pozzuoli secondo, Sarno terza, ma naturalmente gli uomini di Gino Dello Iacono, il sarnese Doc, un uomo vincente, sicuramente cercherà stasera di sovvertire tutti quelli che sono i pronostici. Sulla carta probabilmente favorita potrebbe essere la squadra casalinga, ma naturalmente nello sport mai dire mai, come direbbe un noto praticamente personaggio. Sicuramente è una squadra che oggi, 24 marzo 2016, quando sono le 20 circa, potrebbe regalare una pagina importante dello sport sarnese, e da sarnese naturalmente ce lo auguriamo. Il match è diretto dalla coppia Marino. Qualcuno dirà: come la coppia Marino? Ebbene sì, la fantasia della federazione si è scatenata, perché pensate, sia il primo arbitro, il signor Luigi Marino di Caserta, che il secondo, Antonio Marino di Caserta, hanno lo stesso cognome, quindi la federazione si è scatenata una fantasia quasi mostruosa. Entrambi si chiamano Marino, ma è quasi tutto pronto per far sì che inizia questo match, un match che può regalare agli uomini di coach Gino Dello Iacono, al presidente Pasquale Falciano, naturalmente all'entourage di sarnese, una coppa che sicuramente scatenerebbe la fantasia dei tanti tifosi sarnesi. Noi siamo rigorosamente in diretta, 271-618, come si evince dalle immagini di Pasquale Turco qui dal Pala Enrico di fronte i tifosi sarnesi, come pure ripeto ancora una volta, il match è diretto dal signor Luigi Marino di Caserta ed Antonio Marino di Avellino, dunque questo è il duo arbitrale. Tra poco vedremo chi scende in campo, e allora chi scende in campo per quanto riguarda appunto gli uomini di coach Dello Iacono, ma un'idea di massima già ce l'abbiamo. Ebbene sì, questi i primi cinque che andranno in campo: dal numero 0 Mandarius Gibbs, MyJ, poi il cecchino, lo spietato Gabriele Pignaloso, il Pigna per, naturalmente per l'ambiente, il capitano, lo zio Don Pietro Massimo Vergara, per poi andare avanti con il bruto Bruno Zica e poi Meris Becirovic, Bang. Dunque questi i cinque messi in campo da coach Gino Dello Iacono. Questo mentre per quanto riguarda appunto la squadra del Pozzuoli, con coach Mauro Serpico, assistente Mario Innocente in campo, con il numero 14 Aprea, poi numero 19 Longarevic Davide, con Longarevic numero 20 lo statuario John Lee Lewis, non so la pronuncia esatta, di fatto ripeto statuario, per poi con il numero 7 Radomir Pekic. E dunque questi quattro, prima palla dunque per il Sarno, mentre l'altro giocatore è il numero 12, appunto Orsini Gravina, altro cecchino
Match iniziato dunque da pochi minuti. Amici di Sarno, amici del basket campano, siamo in diretta in Bocenello odierna con Pasquale Turco in esterno, Gerardo Tucci praticamente dalla regia per commentare questa finale di Coppa a Sarno. E i primi due punti sono del bruto Bruno Zeca, che mette con la sua incoscienza giovanile, mette i primi due punti dentro e sicuramente si preannuncia una partita scoppiettante. I padroni di casa, casacca blu contro il roster di Gino Dello Iacono in casacca bianco-rossa. Ora l'americano ci prova, realizza proprio sul finale, sul suono della sirena, parità, due pari. Ora vediamo questa azione, c'è fallo sul giocatore Pigna. Si tratta naturalmente di Gabriele Pignalosa, autore ieri sera di una bomba missile terra-cielo da metà campo che l'ha mandato letteralmente invisibile quelli che erano i presenti qui al Pala Enrico. Ricordiamo ieri sera Sarno fa fuori Angri di Coccio Massaro, un saluto alla città di Angri naturalmente, mentre Pozzoli ha battuto la Armata naturalmente di Agropoli battendola in poco tempo per la seconda volta, prima in quel di Agropoli e poi qui a Pozzuoli, evidentemente è diventata la sua bestia nera. Ora tiro che va sul ferro, recupera la palla appunto il giocatore numero 30 Becilovic, bang, per ecco l'americano Gibbs cerca un'entrata, la palla non va, poi rimbalzo, ancora rimbalzo del Sarno, la recupera proprio Sarno, ancora Biggs, ci prova da tre l'americano sul ferro, ma è rimbalzo Pozzuoli. Una partita sicuramente partita a ritmi sostenuti, una partita, ripeto, difficile, una partita tosta, una partita gagliarda, una partita che fino ad ora ha visto il Sarno proiettato in partita, decisamente in partita. E ancora una volta a canestro, questa volta ci va l'altro giovanotto rampante Becilovic, numero 30, bing, che mette due punti, dunque 4 Sarno, 2 Pozzuoli. Ricordiamo, è il rullo che scorre sicuramente, ora una bomba da tre dell'americano. Lo ridicevo prima, giocatore questo fortissimo con il numero 20, appunto Lewis, John Lee Lewis. Ora palla recuperata dallo stesso Pozzuoli che in vantaggio di un punto, palla tra le mani, azione in attacco, vediamo come si evolve. Ora c'è fallo del numero 22, dovrebbe essere, così è, fallo di appunto di Bruno Zeca, primo fallo per il brutto appunto Madarius Gibbs, MyJ così definito dai tifosi. Ora c'è il palleggio Alexander, ancora Calani, questa volta sbaglia, recupera la palla comunque il Sarno, attento il Sarno, lo dicevo prima molto bene, però non riesce a tradurre in realtà quello che può essere appunto due punti importanti e fondamentali. Ora Pozzuoli in attacco, diamo questa palla nell'angolo, ci prova da tre, canestro, parità proprio all'ultimo istante per la seconda volta ed è parità, 8 pari, una bomba nell'angolo, è la seconda volta che sulla sirena piazzano tiri pesanti che Perone impattano la partita. Recupera il Pozzuoli in difesa, sbaglia, rimbalzo del Sarno, bravo come intensità Calani, il quale sta entrando un po' la volta in partita, ripetiamo, lunga degenza soprattutto, è stato fuori per parecchio tempo, stasera in campo. Ora da tre l'americano ci mette la palla giustamente nel canestro avversario, ritorno a più 3 il Sarno. È una partita, ripeto, che sicuramente vedremo chi avrà più polvere da sparare, chi avrà più intensità mentale. Quella palla fuori, rimessa Sarno, non è d'accordo naturalmente il coach Mauro Serpico, ma questa è la decisione dell'arbitro. Vi ripetiamo, il signor Antonio Marino di Avellino. Naturalmente
ripeto, sarà sempre così sia da un lato che dall'altro. Sia da un lato che dall'altro, naturalmente. Ora forse c'era fallo, ma non ha fischiato l'arbitro, non stanno fischiando nulla. Sono in attacco. Vediamo, infrazione di passi, palla per l'esterno. Dunque tutto pronto per la ripresa, 122 secondi al termine di questi primi 10 minuti, la situazione 11 chi attacca, 8 chi difende, finalissima di Coppa Campania tra Sarno e Pozzuoli, la seconda della classe, i padroni di casa, perde palla Gibbs contro la terza, ora tutto in contropiede, va a realizzare, meno male che non c'è fischio, ci poteva essere anche fallo aggiuntivo, e dunque Gibbs perde palla, ne approfitta in maniera tremenda il Pozzuoli, è subito meno uno. Ora vediamo questa azione, canestro del numero 13, tap in direbbero i grandi commentatori, con il capitano, lo zio. Ora c'è fallo dell'americano Gibbs, primo fallo dell'americano. Pozzuoli in attacco, vediamo questa palla, da 3 ancora, questa volta sul ferro ed è rimbalzo Sarno. Gibbs, riparte l'americano, sempre mai Jay. Ecco qua, lo 0, perde palla ancora una volta, ancora una palla recuperata, sembra l'azione di prima, questa volta sbaglia però clamorosamente, bravo, fallo del numero 15. Ora c'è naturalmente palla per il Sarno, 50 secondi e 8 decimi. E dunque 13 chi attacca, 10 chi difende. Gibbs per Galani, poi da sotto non sbaglia questa volta il Pignalosa, Gabri Pignalosa, il Pigna mette la palla dentro. Vediamo questi 30 secondi se ci sarà un'azione da 2 o da 3 da parte degli uomini di coach Serpico. Ecco qua, da 3 ancora una volta, ancora un canestro. Sarno dovrebbe un attimino forse stringere di dietro maggiormente in difesa, perché dagli angoli arrivano effettivamente i problemi più difficili da gestire. 5 secondi da 3 sul ferro, palla che termina sul ferro per un secondo, vediamo questo tiro da lontano sul ferro, incredibile. E dunque finisce il primo quarto, 15 Sarno, 13 Pozzuoli. Finisce il primo quarto, una partita che ripeto sicuramente tosta, difficile, ma che per ora naturalmente il Sarno è riuscita a mantenere. Dunque il primo quarto si termina a favore dei sarnesi, della nostra Sarno, perché da sarnese lo dirò fino alla morte, sarnese naturalmente innamorato della sua città, a prescindere da quello che può essere il giudizio di tanti che vorrebbero, non so perché, siamo bravi a farci del male tra di noi, una cosa è certa,
In questo momento siamo in diretta dalla Palerrico di Pozzuoli, stiamo trasmettendo la telecronaca diretta del match della finale di Coppa Campania tra Sarno e Pozzuoli. Come vedete Pasquale Turco qui in esterna, Gerardo Tucci in regia. Vedete in questo momento alla mia destra, questa è la panchina di coach Gino Dello Iacono, che sta naturalmente impartendo le ultime disquisizioni tecniche. Ripeto, è una partita che sulla carta dovrebbe essere a favore, almeno perché i padroni di casa, da parte del Pozzuoli, una squadra che in classifica seconda nello scontro diretto all'andata ha vinto per più 23, praticamente più 24 lo scontro diretto, ma era un altro Sarno sicuramente. Ed ora il 3 aprile al Palafinamore, big match, scontro diretto tra Sarno e appunto il Pozzuoli. Stasera è l'antipasto di quello che sarà sicuramente un meno importante. Tutto pronto, sta per riprendere il gioco. È tutto pronto il signor Marino, praticamente dà la palla al Pozzuoli. Dunque Pozzuoli cerca quantomeno di impattare, se non mettere il nasino in avanti, ma la recupera ancora una volta Pignalosa, bravissimo in difesa, bravo Pigna, scarica per l'americano, palla toccata dal giocatore napoletano ed è rimessa per il Sarno. In questo momento in campo per il Sarno Gabri Pignalosa, poi numero 47 AK l'illegale Calani, il pipita del Sarno infortunato dalla mano, e si vince altrimenti sarebbero state botte da orbe, ma vedete questa volta con il pistolero mette la palla dentro da tre e poi mima con la mano verso il basso come per dire tipo mitragliatrice, tipo Kalashnikov, ho messo la palla dentro. Vediamo questa azione, bravo il giocatore del Pozzuoli a piazzare dentro, molto bella questa azione. E dunque ripeto, sarà una partita avvincente. Ancora Calani, fallo in difesa del numero 19. È il primo fallo di Longarevic. Ora c'è fallo netto, fallo su Pignalosa. Questa volta gli arbitri non potevano non fischiare, altrimenti si rischiava l'interdizione mentale. Dunque due tiri per Pignalosa. Parte il primo, sbaglia il primo il Sarnese, sbaglia il primo tiro, ancora una possibilità, più tre Sarno. Realizza il secondo. Partita monitorata e controllata, devo dire, anche con un certo garbo dalle forze dell'ordine questa sera presente qui a Pozzuoli. D'altronde sappiamo, quando c'è una finale sembra, ma quando c'è sicuramente il buon senso si riesce a controllare sempre e comunque il tutto. Pozzuoli in attacco, cercare la penetrazione, scarica, ci proverà sicuramente da questa volta Canestro, buona la giocata. Un Sarno che per ora che non riesce a limitare gli attacchi azzurri, anzi sembra che la squadra napoletana fino ad ora sia riuscita ad entrare con una certa calma nelle sue penetrazioni. Ora questa volta ci prova da tre, vediamo, ci va, entra ed è vantaggio Pozzuoli, più uno Pozzuoli. Realizza il numero 19. Canestro di Calani, ritorna avanti Sarno. Da notare, chiaramente non si noterà sempre in diretta, le botte che sta subendo Calani, credetemi, non sono da poco e fanno anche male. E fanno anche male.
fallo del numero 13 Vergara. Primo fallo, cambio, Pozzuoli, entra con il numero 5. Orefice. Rimessa. Pozzuoli in attacco, recupera la palla, bravo, è sempre lui, l'illegale, sì! Schiaccia per dire, signori cari, state tranquilli, state buoni, qui ci sono io, AK47, Aleksandar Kalani, Aleksandar. Vediamo questa azione da tre, Pozzuoli, questa volta non va, rimbalzo recuperato e c'è fallo, fallo del giocatore. Intanto cambio, cambio nel Sarno, sta per entrare Lepre. Vediamo chi esce. Esce con il numero 30, Meris Becirovic, Beng. Ed entra Lepre, il piccolo Lepre. Per gli amici, appunto. Leprotto, Antonio Lepre. Canestro. Dunque ancora due punti per Pozzuoli. Ecco il play numero 9, chiama lo schema spalla, cerca penetrazione e va a canestro ancora una volta con il numero 1 Gabri Pignalosa, il Pigna. Sale l'urlo Pigna, Pigna da parte dei sostenitori sarnesi. Avanti sempre Pozzuoli in attacco come azioni, più 4 Sarno. Perde palla Pozzuoli, perde palla Pozzuoli, questa volta rimessa Sarno. Una partita intensa, veloce, sicuramente con ritmi sostenuti. Siamo nel secondo quarto prima del lungo riposo, della lunga pausa. Intanto si prepara con il numero 10 ad entrare per il Pozzuoli. Caresta sul ferro questa volta, fallo, fallo di Pignalosa, probabilmente giusta la decisione del signor Marino di Avellino. Cambio anche ed è il primo fallo. Per ora i falli del Sarno, tranne Bruno Zica, sono ben praticamente suddivisi, e questo potrebbe essere una chiave di lettura per il match, per il proseguo, perché è una partita lunga, lunghissima, sarà estenuante, sarà difficile da gestire, sarà difficile da controllare per tanti motivi. Ora c'è un altro fallo, ancora fallo di Pignalosa. Dovrebbe essere il secondo, così è. Secondo fallo. Naturalmente ora c'è bonus per il Pozzuoli, nel senso che ogni fallo fischiato al Sarno, il Pozzuoli andrà in lunetta per due tiri liberi. Esce la palla questa volta, esce letteralmente. Quando si dice non vuole entrare, Big Gibbs, non vale anche il suo, potrebbe essere, chiede il time out coach dello Iacono. Poteva essere un tiro importante dallo sventato pericolo del punto del canestro da tre per Pozzuoli. Gibbs ha cercato l'americanata per dire mi mettiamo a distanza, non è successo, ma recupera ancora Gibbs, ancora Gibbs. Vediamo questa azione, fallo, attenzione, fallo intenzionale, fallo antisportivo, fallo antisportivo del numero 10, fallo antisportivo fischiato al numero 10. Dunque due tiri e palla per il Sarno. Grazie per la fattiva collaborazione. Naturalmente due tiri e palla in mano. Dunque in lunetta l'americano Ma'Darius Gibbs,
My Chain. Realizza il primo. Ancora un tiro, poi ripeto, per il fallo antisportivo del giocatore napoletano ci sarà palla in mano sempre al Sarno. Realizza anche il secondo, l'americano, come direbbero, ripeto, i grandi commentatori. D'altronde il sottoscritto è uno dei tanti e quindi cerca anche ogni tanto di equipararsi a quello, cercando nell'imitazione. Da notare il bel colpo d'occhio dei tifosi sarnesi giunti dopo ieri sera anche questa sera qui al Pala Enrico. Ora Gibbs cerca l'azione, tiro cortissimo, poi sbaglia e perde palla Sarno ed è rimessa Pozzuoli. Cambio, rientra l'americano, il numero 20, John Lee, una vera statua, veramente un'armadia a doppio ante questo giocatore americano, una stazza fisica incredibile, numero 20, carico di due falli, lo rimette in campo appunto coach Mauro Serpico. Un tantino distratti, forse gli arbitri, c'è una possibilità di doppio. Ora vediamo questa azione, tutto solo, ci prova, sbaglia sul ferro, vediamo di chi il rimbalzo, del Pozzuoli che va dentro e rimette sotto il nasino a quello che è il vantaggio sarnese. 27 chi attacca, 23 chi difende. Vediamo questa volta, c'è fallo, del numero 19, potenzialmente poteva anche fischiare un'infrazione di passi, ma questa volta l'arbitro, il signor, appunto, il signor Marino, d'altronde non sbagliamo, entrambi si chiamano Marino, chi di Avellino, chi appunto di Caserta, ha fischiato in questo senso. Sbaglia il primo, Max Vergara. Realizza il secondo il capitano, lo zio Don Pietro, Max Vergara, numero 13. Intanto pronto a rientrare in campo, con il numero 30, Becinovic. Sette secondi, ci prova dall'angolo. Che canestro! Molto forte questo numero 20, John Lee, l'americano. Ialosa da sotto va a realizzare, non ha paura, non teme avversari, ci prova e mette la palla nel canestro. Time out al prossimo, chiesto da coach Gino dello Iacono per il Sarno. Proverà un'azione ancora una volta, vedrete dall'angolo, se non in penetrazione da tre, ecco qua, vedete l'americano, questa volta va sul ferro, meno male, ma questo fa paura, sotto tutti i punti di vista, bisogna essere onesti, giocatore molto molto forte. Stavolta fallo in attacco di AK ed è time out. Time out chiesto da dunque, time out chiesto dalla panchina sarnese. 3:33, ironia della sorte, così fermo il tempo qui al Pala Enrico di Sarno. Basta vedere dal tabellone luminoso quando mancano 3:33 al termine di questo secondo quarto, prima del lungo riposo. In questo momento 30 chi praticamente gioca in casa, anche questo sembra quasi ironia, sembra quasi una beffa a quella che è la realtà. Pozzuoli è come se stasera per la Coppa giocasse fuori casa, che Sarno in questo momento 30-25 appunto Pozzuoli, ma tutte queste cose sono ingredienti per creare qualcosa di importante. Riprende il gioco,
Gibbs, yeah! USA! Recupera, schiaccia ed è spettacolo! Ed è spettacolo! Dunque Sarno recupera altri due punti. Ora Pozzuoli ci proverà sicuramente. Da tre. Cercherà, ecco qua il tiro da tre, l'avevamo detto, la palla però è corta ed è rimessa Sarno. Ora palla per il Sarno, cambio. E intanto si fanno sentire i tifosi di Sarno. Ora in attacco c'è appunto Sarno. Vediamo questa azione sempre con Alexander. Vediamo sul ferro, ma recupera il piccolo. Il Proto c'è, ruba la palla. Recupera la palla appunto. Ci vuole da tre il ragazzo. Mamma mia, oh che canestro! Questo è veramente incosciente, questo ragazzo mette un canestro tremendo dentro. Dunque massimo vantaggio Sarno, 35 Sarno, 25 Pozzuoli. E termina il tempo dunque, bravissima. La difesa del Sarno. Dunque gioco ripreso con l'americano Gibbs in palleggio. Ancora da tre. Ancora l'americano. E dunque 38 Sarno, 25 Pozzuoli. Ora proverà sicuramente Pozzuoli a rientrare subito in quella che è una partita che, ripeto, tosta, dura, ma è un Sarno molto concentrato. Ecco qua il tiro da tre sul ferro, vediamo l'americano che perde palla, la recupera proprio Gibbs. Bravo Gibbs, attenzione, fallaccio. Questo è fallo antisportivo e l'arbitro poteva tranquillamente chiamarlo, non ha avuto il coraggio. È fallo, ha detto. Naturalmente il giocatore numero 5 del Pozzuoli dice tranquillamente, è vero sì, ho commesso fallo, perché non dovrei ammetterlo e dirlo. Naturalmente parliamo di Stefano Repici, Gibbs, l'americano, sbaglia il primo. Sbaglia il primo. Ora una possibilità. Realizza il secondo. Ed è time out. Ma che applausi. Ecco qua praticamente. E allora Pasquale Turco, dopo aver inquadrato, inquadriamo il punteggio. Quando manca un minuto e 20 secondi al termine di questo secondo quarto, 39 Galletto Perano Sarno, 25 Pozzuoli. Ecco qua inquadrata anche la panchina del Pozzuoli. Guardiamo, questa è una partita sicuramente che fino all'ultimo regalerà delle emozioni importanti. Tutto in diretta su Capri Event 271 618, la TV degli eventi. Pronto a riprendere il gioco, palla per Pozzuoli, 80 secondi al termine di queste
prime due quarti. Poi naturalmente andremo in pubblicità. Attacca Pozzuoli. Sembrava palla persa, non lo è, l'americana l'ha recuperata e c'è fallo, ora c'è fallo. Fallo. Fallo del capitano Vergara. Cambio. Dunque, fallo del numero 13. Ecco, col numero 10 pronti ad entrare Palpentieri. Esce il capitano Max Vergara. Secondo fallo. Ora due tiri per John Lee Lewis. Sbaglia il primo. Anche i ricchi piangono. Sbaglia l'americano. Sbaglia anche il secondo. E questa potrebbe essere una notizia, perché un giocatore del genere che sbaglia due tiri, effettivamente, fa un tantino riflettere. E il ragazzo è incosciente. Vediamo lepre. Vediamo questo canestro. Oh! E che leprotto! Come dice il mio amico fraterno, tra l'altro dirigente, responsabile come dirigente del settore giovanile, Carmine Montuori, è un leprotto. Ora un tiro lungo, vediamo chi recupera palla. Rimessa Sarno, 41 Sarno, 25 Pozzuoli. Time out, chiede coach Dello Iacono. E dunque time out, cercherà di ottimizzare questi 33 secondi e 4 decimi coach Gino Dello Iacono. Amici all'ascolto, amici di Sarno, amici campani, siamo in diretta quando sono le 20 e 45 minuti primi al digitale di Capri Event, rigorosamente in diretta per la finalissima di Coppa Campania, appunto qui a Pozzuoli. In questo momento Sarno è in vantaggio, un Sarno concentrato, un Sarno che probabilmente, sicuramente cerca in tutti i modi di far sì che fino all'ultimo si giochi questa partita. Ripetiamo ancora una volta il punteggio: 41 Sarno, 25 Pozzuoli. Ma il basket non è il calcio, fino all'ultimo non solo riserva sorprese, ma soprattutto per i cardiopatici bisogna stare tranquilli, concentrati e anche serafici. Vediamo come gestirà questa palla il Sarno l'americano Gibbs con lepre. I due play praticamente a gestire questi ultimi 30 secondi. Gibbs. Realizza Gibbs. Sembra tutto semplice, ma non lo è. Questo è il basket di Gino Dello Iacono. Naturalmente il presidente Pasquale Falciano in questo momento penserà a tante di quelle cose. Attenzione, stava per perdere palla e Pozzuoli, ora c'è fallo. Fallo di lepre a 3 secondi. Due tiri per Orefice. Realizza il primo, ancora un tiro. Realizza anche il secondo. Gibbs. Sì! Che canestro! Che azione! Sarno va al riposo con questo punteggio. 45 Sarno, 27 Pozzuoli. Finisce il secondo quarto. Non è d'accordo appunto il coach, naturalmente parliamo del coach Mauro Serpico, ma noi in questo momento andiamo in pubblicità per ritornare dopo. E in questo momento Sarno è in vantaggio. Chi vivrà vedrà, ma soprattutto da sarnese dico
allacciamo le cinture di sicurezza, perché terzo e quarto tempo sarà veramente una gara da soffrire. Pubblicità e poi ritorniamo con il basket del, appunto, con il grande basket del Galletto Perano, Basket Sarm, di Gino Dello Iacono e naturalmente di coach di Gino Dello Iacono e di tutto l'entourage. Pubblicità. E dunque siamo di nuovo in diretta dal Palenrico di Pozzuoli per quello che poi sarà il gran finale, terzo e quarto quarto della finale di Coppa Campania tra, appunto, GMA Virtus Pozzuoli e Galletto Perano Basket Sarno. Tra poco avremo l'onore e il piacere, ma soprattutto la collaborazione tecnica di una delle figure sicuramente, anche se molto molto giovane, oramai di riferimento campano. Naturalmente parlo di Andrea Capasso, affermato procuratore nel mondo del basket. Con lui cercheremo di commentare questo match, un match che per ora dice questo: 45 Sarno, 27 Pozzuoli. Ma lo ripeto, il basket non è il calcio. Se nel calcio sembra quasi tutto scontato, soprattutto quando c'è la Juve di mezzo con gli arbitri, nel basket non è così. Soprattutto e principalmente il basket, fino all'ultimo c'è da soffrire, c'è da vivere intensamente quelli che sono i momenti intensi di un match. Ricordiamo ancora una volta, la gara è diretta dal duo Marino, non sono gemelli, pure perché il taglio di capelli è diverso, ma soprattutto quello che possiamo dire è che il primo arbitro è il signor Luigi Marino di Caserta, il secondo Antonio Marino di Avellino. Ecco il quintetto che ritorna in campo per Pozzuoli, conoscendo coach, appunto, Mauro Serpico. Vedremo una squadra cattiva e soprattutto arrembante fino all'ultimo. Palla tra le mani questa volta degli uomini di coach Gino Dello Iacono. In campo ancora una volta Becerovic, Gibbs, Alexander Calani, l'illegale Pignalosa e Vergara. Gioco ripreso, iniziato il terzo quarto. Pozzuoli naturalmente, che la squadra casalinga cercherà subito di rientrare in partita. Mestrello è partito bene e a canestro è andato Max Vergara su una, un assist delizioso di Maris Becirovic. Benga. Ora Pozzuoli, vediamo come gestirà questa palla. Ecco l'americano che prova da tre. Mamma mia, che canestro! I pericoli sono dietro l'angolo, ma quando di fronte hai un giocatore come questo americano, sono i pericoli di fronte, non dietro l'angolo. Ora Pignalosa, fallo in attacco, dovrebbe essere il terzo fallo. Vediamo un attimino. Sì, terzo fallo di Pignalosa. Questo è un fallo che potrebbe essere in chiave di lettura importante per il prosieguo del match. Terzo fallo. E dunque, l'ho citato prima, ora lo vado innanzitutto a ringraziare e a salutare. Innanzitutto grazie e ben buonasera ad Andrea Capasso. Grazie a te per farmi fare questo intervento. Prima di tutto buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. La partita non è per nulla scontata, nonostante il punteggio di 47-30, perché Pozzuoli è una squadra ben organizzata, ha dei giocatori di gran talento ed è un gruppo che gioca insieme da tanto. Lo dimostra anche questo canestro di Pekic, il secondo da tre per Pozzuoli, parziale di 6-2. Se ricordo bene il punteggio di fine primo tempo, quindi non è assolutamente scontato il risultato. Sarà una bella partita e ne avremo ancora da vedere da qua alla fine. Sicuramente sulla carta, come prima del match, favorito il Pozzuoli dopo una vittoria importante e bellissima come ieri sera, dopo una escalation di risultati incredibili in campionato.
e stasera, anche se sotto, favorita ancora il Pozzuoli, probabilmente proprio per quello che dicevi tu. Sì, comunque anche voglio dire se questa sera Pozzuoli diciamo è la squadra ospite perché questo è un campo neutro, però voglio dire questa è casa sua, quindi conosce benissimo questo parquet, quindi diciamo che parte avvantaggiata per questo aspetto, però io sono del parere che si stanno affrontando assolutamente due delle migliori squadre del campionato e lo dimostrano i valori in campo, il canestro in questo preciso momento da tre di Aprea, che è un ragazzo che ha calpestato dei parquet di grande prestigio nella sua carriera, è stato protagonista parecchi anni anche con la casacca del Sant'Antimo in quella che allora si chiamava B1. Ti ripeto, è una partita per niente scontata, 49-36 si è accorciato come dicevo prima il vantaggio di Sarno, però voglio dire, io credo che la squadra sarnese, se mantiene la calma, può sicuramente far sua questa gara, perché al di là di tutto credo che i valori individuali pendano assolutamente a favore della squadra stasera di casa. Bella questa finezza, stasera di casa, perché ricordiamo, da regolamento stasera è come se giocasse in casa appunto il Sarno. Ricordiamo, il secondo quarto si è chiuso 45-27, dunque più 18, ora siamo a più 13, perché tre bombe messe a segno dal Pozzuoli in soli praticamente 110 secondi, questa è la matematica ed non è un'opinione. Naturalmente con Andrea Capasso avremo più possibilità di confrontarci, meno male c'è Gebes che mette la palla dentro, e dunque questo è un canestro che potrebbe essere importante anche sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto del morale, il fatto che l'americano ha gonfiato la rete, come direbbe l'amico Raffaele. Ancora un tiro da tre, ancora un canestro dell'americano. Pozzuoli scatenato, Pozzuoli che sta bombardando Sarno in questo momento e lo sta facendo veramente alla grande. Recupera palla Pozzuoli. Partita, ancora un tiro da tre, questa volta sul ferro, meno male. Da sarnese dico meno male, è inutile nasconderci, è inutile fare i demagogici. Noi, io tifo Sarno, è inutile fare giro di chiacchiere, perché naturalmente stasera siamo qui per rappresentare quella che è la causa sarnese. Con questo non significa assolutamente non essere obiettivi. Canestro e tiro aggiuntivo, il pistolero, l'illegale, il 47, il 47, Alexander Calani, canestro e tiro aggiuntivo per AK47. Ancora un tiro, dunque tiro aggiuntivo per il giocatore sarnese, che lo mette subito dentro. 6.54, un'infinità. Palla nell'angolo a trovare proprio un'attrazione da tre, sbaglia probabilmente, vediamo chi recupera palla, la recupera il Sarno, vediamo, sì, palla sarnese, palla sporcata, deviata, ed è Marino di Avellino che decide di assegnare la palla al Sarno. Intanto si fa sentire il pubblico sarnese. Ancora Gibbs, palla tra le gambe. Questa volta sbaglia clamorosamente Pignalosa, stava tutto solo, peccato. Vai Pigna, puntiamo tutto su di te, ora attacca il Pozzuoli da sotto. Attenzione, infrazione di passi, fischiata appunto al giocatore napoletano, chiedono la collaborazione. Ecco qua, 6-06, Alexander Calani, serbo,
giocatore illegale probabilmente per questi campionati, ma pur in condizioni non ottimali, viene da quasi un mese di degenza, stasera sta dando il suo contributo. E che contributo? Becirovic. Resta a terra il giocatore, attenzione, fallo, fallo dell'americano, dovrebbe essere il terzo fallo. Resta a terra il giocatore del Pozzuoli. Resta a terra il giocatore. Sì, terzo fallo. Esce anche il numero 7, vediamo un attimino. Resta comunque in campo l'americano. Uscito Pekic. Gibbs. È lui, è il pistolero, è il pistolero, questo spara come un pazzo, è il pistolero Aleksandar Kalani AK-47, spara come il pistolero. Ora l'americano cercherà la rivalsa, corto, ma recupera là sotto il giocatore del Pozzuoli che mette la palla dentro. '58 Sarno, '41 sul ferro il tiro di Pignalosa. Rimessa Sarno. Rimessa Sarno. Anzi no, rimessa Pozzuoli. Bisogna difendere. Devo dire che coach Serpico con un sorriso molto istrione ha detto: ti sei rifatto, ed ora Pozzuoli cerca di accorciare. Ecco qua il tiro da tre, ci prova Pozzuoli, sbaglia il tiro, vediamo chi recupera palla, la recupera Sarno. Quarto fallo dell'americano, questo è il momento importante del match, quarto fallo del numero 20 John Lee Lewis. Ecco qua il quarto fallo, si alza la paletta dal tavolo. Andrea Capasso, questo potrebbe essere uno di quei momenti che poi in un match si vanno a sommare per tirare le somme conclusive. Sicuramente Lewis è l'uomo più pericoloso del Pozzuoli, è veramente un ottimo giocatore dotato di un grandissimo fisico. Questo quarto fallo è realmente una tegola per il Pozzuoli. Anche però se probabilmente il peggior momento del Pozzuoli prima è stato proprio quando c'era lui in campo, adesso però aveva iniziato benissimo, ma non averlo sicuramente in campo è una tegola per la squadra ospite. La partita si è rimessa un po' in carreggiata per Sarno, nuovamente 17 punti di vantaggio, palla in mano. Credo che ci sia stato un episodio fondamentale, la bomba di Gibbs prima è avvenuta in un momento in cui Pozzuoli stava difendendo benissimo a zona, quindi ha spezzato quell'ottima difesa ed ha cambiato un attimo le sorti del match. Infrazione di passi, dunque palla per il Sarno. C'è stata questa azione che poteva essere potenzialmente da tre e invece no, Marino di Avellino ha detto no, infrazione di passi. 42 secondi di questo terzo quarto, 58 che attacca Sarno, 41 che difende Pozzuoli, e noi diciamo stringiamoci attorno a questi 5 e insieme alla panchina perché c'è da soffrire. Perde palla il Sarno ma la recupera sempre l'americano Gibbs. 8 secondi, 7 secondi, 6. Nell'angolo, perde palla Sarno, ma può capitare. Vediamo questi ultimi secondi. Sì, chiedo scusa, ho commesso un errore, volevo dire 3 minuti, difatti chiedo, e grazie ad Andrea, quindi 3 minuti e appunto e 54.
Ci ho fatto prendere forse un po' dall'enfasi. Questo tiro sul ferro, vediamo chi recupera palla. Palla per... fallo. Fallo? Sì. Fallo del numero 0. Vediamo, secondo fallo per l'americano. E dunque, facciamo il punto della situazione. 3 minuti e 41 secondi al termine di questo terzo quarto. Fallo. Fallo del giocatore Pignalosa. Anche per lui dovrebbe essere il terzo fallo. Se non quarto fallo. Quarto fallo anche per Pignalosa. E qui, ecco. Ora Andrea subentra il gioco dei nervi. Diciamo che questo è lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. Certo. Per Luis Gabriele è un giocatore fondamentale per Sarno, però sono convinto, voglio dire, che dalla panchina sicuramente Sarno riuscirà ad ottenere il contributo giusto. Ci sono degli elementi validissimi sulla panchina sarnese. Fallo del numero 30, Meris Becirovic, secondo fallo, due tiri per il numero 5 del Pozzuoli. Naturalmente parlo di Orefice. Parte il primo, realizza. Praticamente c'è anche il bonus per il Pozzuoli da questo momento. Ogni fallo del Sarno, due tiri per il Pozzuoli. Realizza anche il secondo. Ecco Gibbs, è tutto solo, vediamo. Tecnico a entrambi. Chi ne perde? Credo che in questo caso decida la freccia col doppio tecnico. Non vorrei dire sbagliare, ma penso che la freccia premi Pozzuoli ed infatti la palla è in mano loro, quindi sì, credo che la regola sia questa, decide la freccia in questo caso del doppio tecnico. E Andrea Capasso non si sbaglia, così è, palla per Pozzuoli, possibilità ancora di accorciare, ma Sarno c'è e Gino Dello Iacono, con l'esperienza che ha, sta richiamando alla calma un po' tutti da tre. Ci prova Pozzuoli, forse corto, sì, avevamo visto bene. Parte Becirovic, fallo del numero 12. Vediamo di che fallo si tratta. Bonus anche per il Sarno. Il tavolo suggerisce all'arbitro che è bonus. Vediamo un attimino. Vorremmo capire anche noi. Vediamo nell'enfasi. Primo fallo. Ora due tiri per Becirovic. Realizza il primo, dicevamo, se capita qualche volta perché è una finale di Coppa, è una pagina importante per la storia del basket Sarno, nel senso che se si vince questa Coppa significherebbe acquisire la Coppa Campania e sarebbe una bella soddisfazione per gli amanti del basket. Anche il secondo realizza Becirovic, freddo, spietato, cinico, questo ragazzo venuto da un paese sicuramente più freddo e spietato del nostro sotto l'aspetto emozionale e caratteriale, e lo sta dimostrando. Palla corta, sbagliata, vediamo chi recupera palla. Tutto solo, prova l'azione ancora Pozzuoli, prova un'azione da 3, 8 secondi, ecco qua da 3, lo dicevamo, corto anche questo, la recupera Gibbs, sì, fallo del numero 14. È pronto ad entrare Bruno Zica, pronto ad entrare, fallo di Aprea, secondo fallo per Aprea. Esce il pistolero, l'illegale, il serbo, il pipita del Sarno, Alexander appunto Calani, AK-47, due tiri per l'americano Gibbs. Realizza il primo. 2 minuti e 43 secondi al termine di questo terzo quarto.
Delisacco è secondo l'americano, cambio per Pozzuoli, entra con il numero 7 Pekic ed esce con il numero 12 Orsini Gravina. Tutto in diretta, Capri Event 271 618, la TV degli eventi. Stiamo trasmettendo la finalissima di Coppa Campania tra Sarno e Pozzuoli. Infrazione di passi a 2:28 al termine di questo terzo quarto. 62-62 Sarno, 43-43 Pozzuoli. Lepre in palleggio. C'è fallo e due tiri. Terzo fallo per il giocatore del Pozzuoli. In lunetta ancora Meris Becirovic. Realizza il primo. Ancora un tiro. Realizza anche il secondo. Massimo vantaggio Sarno. Più 21, 64 Sarno, 43 Pozzuoli. Comincia a diventare importante, importantissimo il vantaggio, ma naturalmente concentrati fino alla fine. Ora da due, tutto solo sul ferro. Rimbalzo sempre Pozzuoli. C'è fallo. Fallo del capitano. Fallo del numero 13. Terzo fallo. Ecco le protto, lepre. Gibbs, 1 minuto e 47 di questo terzo quarto. Perde palla Bruno Zicca e va a realizzare da sotto, come sempre, orefice. Rimessa per il Sarno, 19 secondi da gestire, 6-4-4-7, non guardiamoci indietro, guardiamo sempre avanti. 1-21. Gibbs, palla tra le gambe, poi ci prova da tre, va sul ferro, sbaglia questa volta. Difesa, chiama Velo Iacono, i suoi a difendere, proverà l'uno contro uno da tre. Vediamo questa palla, penetrazione Pozzuoli, spacca ma recupera la palla Sarno. Lepre riparte, ancora Lepre per Gibbs, tutto solo, ci prova. Sì! Questo è un canestro che fa male, canestro di Gibbs. Fallo in attacco a Pozzuoli, sfondamento. Sì, è un momento importante, più 20 Sarno, 37 secondi, bisogna stare calmi, terzo fallo, bisogna stare calmi, è un canestro questo che potrebbe far male, palla tra le mani di Lepre, per appunto Meris Becirovic. La perde la palla, poi la recupera. C'è Gibbs da tre. Sì! Questo è un canestro che fa male, amici di Sarno, amici dell'acqua, amici del basket. Canestro che fa male. Sarno
14 secondi più 23, forza ragazzi! Ora da 3 realizza anche Pozzuoli, che partita! 70 a 50 l'americano. Sì! Vediamo un attimo. Dunque canestro non valido perché Bruno ha toccato il canestro secondo gli arbitri. 70 a 50. 70 a 50. Si prendono una responsabilità i due Marino. Come al solito sono loro quelli che decidono. 70 a 50. 70 a 50. Ed ora prepariamoci agli ultimi 600 secondi. Scatta il countdown. Andrea, mai dire mai, direbbe un noto personaggio nazionale. 70-50, quantomeno, per non essere scaramantici, ma un pensierino si comincia a farlo. Ma io ho visto, ne ho viste tante. Anche io, perciò ho detto, non scaramanticamente. Però ovviamente, voglio dire, l'inerzia della gara è a favore del Sarno. Pozzuoli adesso la sta mettendo sulla cosa che sa fare meglio, difendere senza risparmiarsi anche da un punto di vista fisico. Ma bisogna anche realizzare, perché 20 punti sono comunque un buon vantaggio. Assolutamente sì, diciamo che non si risparmiano nei contatti, però c'è un dato di fatto, ma Darius Gibbs non c'entra niente con questi qui in mezzo. È lui il padrone della serata, e lui assolutamente, anche se la partita terminasse adesso, l'MVP indiscusso di queste Final Four. Ok, gli scongiuri possono anche partire dopo queste mie parole. Voglio dire, dubito che Sarno perda questa partita, però è lunga ancora, non sarà semplice portare la Coppa a Sarno. E allora diciamo, lasciateci sognare, continuiamo a sognare, più 20 Sarno, ultimi 600 secondi, amici di Sarno, allacciate le cinture di sicurezza, si parte per quello che è l'obiettivo, Coppa Campania, tutto questo dal Pala Enrico di Pozzuoli. Ripeto, più 20 Sarno, ma 600 secondi sono un'eternità, un'infinità per il basket. Recupera palla ancora una volta Becilovic. Ora bisogna controllare palla, giocare anche al limite, aspettare l'avversario, giocare anche di testa, non solo di tecnica sopraffina, perché il Sarno ne ha veramente da vendere. E ora ecco qua, proviamo sul ferro il tiro. Rientrato intanto anche Lewis, l'americano, per il Pozzuoli naturalmente. Coach Serpico, si gioca il tutto per tutto. Secondo fallo per il giocatore sarnese, dovrebbe andare in lunetta. Secondo il giocatore del Pozzuoli in lunetta. Quelli del Sarno chiedono rimessa, vorremmo capire. Eppure avete lo stesso cognome, mettetevi d'accordo, voglio dire. Due tiri per Lewis, 8 a 56. Certo, da questo momento sbaglia il primo, diremo fino alla fine il minutaggio, perché è scattato il countdown di questo quarto. Sbaglia anche il secondo e Becilovic recupera palla. Ora Leprotto, il piccolo Lepre Leprotto, controlla palla per Gibbs, USA, giocatore di un altro spessore. D'altronde Sarno, come diceva prima Andrea Capasso,
ha delle frecce incredibili ed è sicuramente questo importante. Esce il tiro di Gibbs da tre. Pozzuoli, uno contro uno, realizza, più 18 Sarno. Ora giocherò in questo modo, ve lo preannuncio amici da casa, dirò il punteggio, dirò il quanto manca, perché bisogna soffrire insieme, è inutile nasconderci dietro ad un dito. Ora c'è fallo, c'è fallo, c'è cambio, pronto ad entrare il Pigna, Pignalosa, questa volta quinto fallo dell'americano Lewis, che saluta Andrea. Ora è ufficiale, l'americano esce, e anche questo potrebbe essere un altro motivo per poter ancora e soprattutto cullare un sogno. Sì, diciamo che l'uscita di Lewis pesa assolutamente per Pozzuoli. Ci sono 18 punti di vantaggio, palla in mano, due tiri liberi per Alexander, sbaglia il primo, però come ti dicevo io credo che la partita sia in mano a Sarno nel bene e nel male, cioè può vincerla e può solo perderla lei, perché in questo momento con 20 punti di vantaggio, con Pozzuoli che non può contare sul suo uomo migliore, credo, voglio dire, che almeno il piede della Coppa inizia già ad essere in casa del Sarno. E noi naturalmente, come diceva prima Andrea, non solo facciamo i debiti, ora ci prova da tre sul ferro, rimbalzo Sarno, sì, non solo facciamo i debiti scongiuri, ma come si dice dalle nostre parti, ci facciamo anche la grattatina dovuta, perché noi siamo scaramantici, è inutile dirlo. Gibbs, Pignalosa, ancora Pignalosa, cerca la penetrazione, non va, commette un errore, vediamo, rimessa Sarno. Palla per Sarno e questa volta fischia. Allora 7-17 al termine, 71 chi difende, 52 chi attacca, vale a dire Pozzuoli. Sarno in quel di Pozzuoli è in vantaggio di più 19 a 7-10 dal termine. Gerardo Tucci in regia, Pasquale Turco con Nello Dierna qui dal Palerrico di Pozzuoli per commentare una partita. Perde palla ancora Pozzuoli per commentare una partita che per ora sta regalando grandi emozioni, massima concentrazione, perché non è finita assolutamente, ma naturalmente a 6:52 dal termine c'è da pensare, riflettere e giocarsela. Perde palla Sarno, colorefice, sbaglia, meno male. Ora scatterà probabilmente quella paura, ma come diceva prima Andrea Capasso, può perderla solo Sarno questa partita. Può perderla solo Sarno, ma naturalmente nello sport tutto è possibile. Tanto gioco rimesso per Pozzuoli. Canestro e tiro aggiuntivo. Fallo del capitano. Quarto fallo per Vergara. Tiro aggiuntivo. Vediamo questo tiro sul ferro, rimbalzo Sarno, forza c'era, non fallo ma fallissimo, direbbe qualcuno, ma gli arbitri non hanno fischiato.
realizza con una volta Becerovic. Ancora Pozzuoli in attacco. Rimessa Sarno. Rimessa Sarno. Ogni tanto, se non sentite la nostra voce, è perché cerchiamo di fare il punto della situazione. Ed è giusto che sia così. Gibbs, l'americano volante, palla tra le gambe, è uno spettacolo vederlo dal vivo, come se fosse una trottola, non ha paura dell'avversario, ma non solo, ci prova. Esce la palla di AK Alexander, ora bravissimo, e il pistolero recupera una palla importante. Pignalosa, vediamo. Ecco qua, fallo, intanto coach dello Iacono chiama alla calma la propria panchina, sale il cielo l'urlo dei Sarnesi, quarto fallo per il giocatore del Pozzuoli, 7-3 che attacca con Pignalosa in lunetta, 54 che difende. Sbaglia il primo, non fa nulla, proviamoci per il secondo. E questa volta lo realizza. Di nuovo più 20 Sarno, 7-4, 5-4 a 5-13 dal termine. Esce pure questa palla e la recava per recuperare ancora lui. Alexander è il pipita del basket Sarno. Ora Pignalosa palleggia, la controlla, ci prova, corto. C'è la palla, rimbalzo Sarno, fallo. Palla ancora per il Sarno ed ho quinto fallo anche per il giocatore del Pozzuoli. Gibbs, palla tra le gambe, peccato, tempo, ancora nervosismo, time out chiesto da Gino Dello Iacono, Gino fa bene, vede il nervosismo, ma bisogna stare tranquilli. Bisogna stare tranquilli e allora a 4 minuti e 10 dal termine, grazie a Pasquale Turco, siamo in diretta, questa è la zoomata alle mie spalle, questa è la panchina del Sarno, 250 secondi per un sogno, più 20 Sarno, Coppa Campania qui a Pozzuoli, Sarno 7-4, Pozzuoli 5-4, concentrati uniti. E soprattutto amici di Sarno, per un attimo pensiamo che in questo momento Sarno è rappresentato, 74-54, 250 secondi e poi tutti potranno sicuramente coronare quello che è un sogno di una comunità, vincere una Coppa Campania, l'ho detto all'inizio, lo ripeto, l'ultima volta che una squadra di Sarno ha vinto una Coppa Italia, era la Coppa Italia, questa Coppa Campania è stata
calcistica con l'ippogrifo appunto di Gigi Squillante. E poi parlo di Coppa naturalmente, poi naturalmente ci sono stati altri trionfi per altre squadre. Tiro corto, rimbalzo sarnese, perde ancora palla Sarno. E dunque 3-28, ci prova da 3 Pozzuoli, realizza 74-57, 3-17, forza ragazzi fino alla fine. Bacirovic, ora però Gibbs ha commesso una ingenuità incredibile, perché ripeto poteva tranquillamente evitare quello che ha fatto e i compagni continuano a riguardarlo, continuano a prenderlo un attimino. Ecco Gibbs, esce Gibbs, e allora siamo in diretta amici all'ascolto, siamo in diretta per coloro che soltanto ora si sono messi all'ascolto di Capri Evet 271. Aiutate anche voi con il flusso magico, con il flusso da Sarnese, con il flusso amanti del basket che questa sera simpatizzano naturalmente per Sarno, a vivere questi ultimi secondi e viverli intensamente. Palla corta, la recupera Pignalosa. Lepre 2-33. Ancora Lepre, palla tra le mani. Perde palla ancora il Sarno, ma la recupera, poi la riperde. Due 17, forza ragazzi, un Sarno che sembra quasi di avere paura di chiudere il discorso. Canestro a tiro aggiuntivo, 74-60, Sarno sembra che ha paura di chiudere questo match. Pozzuoli si è portata a meno 14, più da questo momento bonus. Parte il primo tiro, parte il tiro aggiuntivo, pardon, canestro. 74-61, 120 secondi, ragazzi gestiamo palla al limite, cerchiamo un canestro, poi qualche fallo, ma stiamo sereni, stiamo tranquilli. Alexander sul ferro, ancora un errore, perché tirare così? Perché complicarsi la vita? Forza ragazzi! Fallo di Pignalosa, quinto fallo per Pignalosa. Quinto fallo, due tiri. Ma non è finita, anzi, è come diceva prima Andrea Capasso, il basket regala tante situazioni. Ecco, c'è il giocatore del Pozzuoli, dicono non è finita,
perché giustamente ci credono fino alla fine. Realizza il primo. Rimbalzo Sarno. Forza ragazzi. Il capitano per Lepre. Lepre ancora. Da sotto. Sì! Sì! Forza ragazzi. Difendiamo, difendiamo. Forza ragazzi. Vediamo. Forza ragazzi. Intanto arrivano tanti messaggi di saluti, tutti vogliono naturalmente farsi salutare, lo facciamo, ne faremo qualcuno, tanti bar, tanti circoli che ci stanno seguendo, come pure dico, naturalmente bisogna stare concentrati fino alla fine, 1:25 più 12, forza ragazzi, stringiamo i denti, ci proverà da tre. Forse c'era passi non fischiati, palla corta si Lepre, recupera e fallo, fallo, e anche Sarno avrà possibilità, vediamo, forza ragazzi, lo ammetto, stiamo soffrendo, sto soffrendo, e cominciano a sentirsi i cori del Sarno. Vediamo questa rimessa. Becirovic subisce un altro fallo, due tiri per il giocatore sarnese, mancano 66 secondi, mancano 66 secondi, naturalmente un salutino lo faccio a Claudio Dierna che ci sta seguendo. Mancano 66 secondi. Parte il primo. Va a canestro. Meris Becirovic. 66 secondi più 15. Più 16. Mi metto qua, dicevo a Pasquale, cercheremo di commentare live. Ecco qua, cercheremo di commentare live questi ultimi istanti. Sì, manca veramente poco, attenzione, fallo del giocatore del Pozzuoli, 46 secondi, il Lunetta Becirovic, e ora sale in alto l'inno che al San Paolo non solo lo si canta al termine di ogni partita, ma è l'inno che porta fortuna. Ed è praticamente un giorno all'improvviso, e noi diciamo che è una sera, un giorno all'improvviso, ma noi diciamo che è una sera. Ecco qua, capitano Vergara, chiama la carica a tutti, dice praticamente una sera di questo 24 marzo 2016, Sarno è un passo dalla Coppa, bando alla scaramanzia, bando a quello che può essere tutt'altro, ci siamo, 46 secondi e 9 decimi, manca veramente poco, soltanto un cataclisma tecnico, ma questo non esiste, potrebbe tarpare le ali a un sogno, siamo vicini al traguardo, 46 secondi, 7-9-6-2, ancora palla per il Sarno, con l'appena entrato Speranza, scarica, Lepre, 33, Becirovic fa girare palla, Sarno è un passo dalla Coppa Campania, manca veramente poco, ancora palla per il Sarno, Gino Dello Iacono a un passo da quello, è ancora fallo sul
ragazzo appena entrato, Speranza, dunque il Lunetta, cambio, il capitano esulta e guardate i giocatori del Sarno in festa. Ci siamo, Sarno sta per vincere, mancano 20 secondi, sale in alto l'urlo del pubblico sarnese presente questa sera al Pala Enrico di Pozzuoli. E anche Speranza mette il suo nome sul tabellino, Gino dello Iacono, felice. Sedici secondi, manca veramente poco. Ecco qua, è finita quasi. Partono i festeggiamenti. Capri Event porta bene, Sarno vince la Coppa Campania, vince, grandi festeggiamenti, Sarno ha vinto, è finita, Sarno vince la Coppa Campania e dunque grande trionfo per la società del presidente Pasquale Falciano, grande festeggiamenti per il direttore, appunto per il direttore, per l'assistente, per tutti. Gino dello Iacono lo merita, ma consentitemi, sono in diretta, un nome su tutti, lo faccio per il mio amico fraterno da sempre, Carmine Monturi, il quale sicuramente in questi momenti starà vivendo delle emozioni importanti, perché Sarno vince la Coppa Campania, vince tra poco in diretta, vedremo appunto la premiazione, vedremo tutto. È giusto, Pasquale Turco sta regalando queste immagini molto molto belle. Ecco qua, guardate che festa, è Sarno dunque, ha vinto la Coppa Campania. Vince la Coppa Campania. Ora naturalmente aspettiamo. E naturalmente vediamo il presidente, che ecco qua, presidente, il Sarno vince meritatamente e ancora una volta la tradizione si conferma, Sarno è stata da sempre una città di basket e di grandi trionfi. È vero, complimenti, bella partita, hanno voluto tutti e due vincere questa coppa e come sempre vuole, chi organizza perde sempre. Questa è una cosa che naturalmente, Pasquale, noi possiamo continuare? Ok. Ecco qua, naturalmente ora aspettiamo tra poco quelli che sono i festeggiamenti. Tra poco inizierà. E allora, intanto Pignalosa festeggia con Capasso. Ecco il presidente Falciano, tra poco. Vieni, vieni. Forza tutte le squadre della manifestazione, tutte. E allora Pignalosa dice forza tutte le squadre della manifestazione. E allora, presidente, un attimo. Hello. Allora, cambiamo microfono. E dunque, ora siamo rigorosamente in diretta, ci spostiamo da questo momento, siamo in diretta, stiamo andando verso il campo, ripeto, siamo in diretta, da pochi istanti è finito il match, il Sarno ha vinto la Coppa Campania, naturalmente iniziano i grandi festeggiamenti. Pasquale Turco mi conferma tutto perfetto, ora siamo in diretta, siamo al centro del campo, siamo in diretta, ripeto, siamo in diretta, non è questo il microfono, questo è il microfono della diretta. Presidente, ma da sarnese passato penso che sarà felice a prescindere. Sicuramente, bella partita, complimenti a Sarno, ha voluto fortemente, quindi
fa piacere, ma io sono di tutto, sono il presidente. Sì, ma anche lui è presidente, presidente. Alexander, vieni qua. Ho detto in diretta un giocatore illegale, il Pipita del basket Sarno. Io gioca adesso come Pipita. Sì. E poi ho detto con quel fatto il pistolero. Sì, sempre, sempre, AK-47. Felice? Molto, molto felice per direttore, per presidente, per tutti i giocatori, per tutti squadra, grande, come si dice? Società, grande organizzazione, grazie per tutti, io sono felice adesso. Grazie a K-47, e allora naturalmente, coach dello Iacono, eccolo qua, l'ho detto in diretta, un uomo che ha sempre vinto, stasera probabilmente la soddisfazione più bella degli ultimi anni, vincere in casa è sempre nel proprio casa, non si è mai profeti, però si è partito con alcuni problemi di organico, infortuni, poi piano piano questa squadra è cresciuta e stasera standing ovation, ma soprattutto chapeau, un uomo al comando, Gino Dello Iacono, con una grande squadra e che meriti naturalmente tutti gli applausi di questo mondo. Grazie Nella, non è stato semplice, abbiamo superato momenti di difficoltà ad inizio stagione, nel corso della stagione, infortuni che non ci hanno permesso di poter esprimere appieno il nostro potenziale. Io ci ho messo solo l'umiltà, il lavoro e la determinazione. È una squadra di grande talento, lo hanno dimostrato stasera in campo, un plauso a tutti. Però consentimi di salutare la mia famiglia, perché loro anche nella difficoltà mi sono stati sempre vicino, grazie alle mie figlie Anna e Gaia, un bacio. Grazie a tutti gli sportivi, oltretutto a questa marea di ragazzi che non ci ha mai lasciato, ci ha seguito. Scusami, ma l'emozione è forte. Allora, l'emozione è forte, capisco, d'altronde è una sensazione bellissima vincere dopo tanto tempo, ritornare a Sanna e vincere qualcosa di incredibile. Oltretutto, grande coach Gino, grande. Questo grazie. È per te, coach. Grazie, questo Ale. È per te. Grazie Ale. Io ho vinto nel lontano 2005 a Sarno. Eravamo più giovani. Sarno è sempre difficile fare bene, ci sono delle difficoltà che vanno al di là del fatto tecnico, al di là del fatto organizzativo, e questa vittoria mi riempie di gioia perché è il frutto di sacrifici da parte di tutto lo staff, i miei collaboratori, Michelangelo l'assistente, Gabriele il preparatore atletico, il presidente Pasquale Falciano che non ci ha mai lasciato nonostante c'erano delle difficoltà, delle forti perplessità di inizio stagione, siamo riusciti a fugare ogni dubbio, ogni perplessità, e stasera coroniamo un sogno, un obiettivo stagionale, lo raggiungiamo, però dobbiamo fare ancora il pezzo più importante e mi auguro che il 3 aprile saremo pronti per poterci togliere un'altra soddisfazione. Grazie a Gino Dello Iacono, la commozione la trovo alta, ma chiaramente capisco e condivido pienamente quello che poi, chiaramente ora cerchiamo di coinvolgere un po' tutti, non è semplice, però siamo felici, lo dico tranquillamente. Commentare le vittorie della mia città è sempre un'emozione unica, bellissima, e naturalmente questo ci porta anche oltre ogni ostacolo. E allora, ecco qua, uno dei protagonisti, Bruno. E allora, ci siamo conosciuti in estate, dicevi, spero di fare bene. Stasera è coronato un successo molto molto bello, vincere in una città che vive anche di basket. Sì, sì, è vero. Sei felice? Sì, troppo. A chi la dedichi? La famiglia. Grazie a Bruno. Naturalmente viene già fatto, vieni qua, l'ho citato prima in diretta, ho detto questa è una vittoria che merita, probabilmente lui perché delle volte aveva un momento di imbarazzo per tante cose, però stasera è una vittoria bella, soprattutto trascinante, con giocatori che hanno dimostrato non solo di voler vincere ma volere fortemente questa coppa. Un gruppo vincente, questa è una squadra davvero che sembra una famiglia, dei tifosi spettacolari. Abbiamo dato veramente un grande segnale per lo sport, e ma faccio soprattutto questi complimenti vanno a questi ragazzi che dal primo giorno veramente hanno creato un gruppo bellissimo, e oggi abbiamo meritato finalmente questa bellissima coppa che veramente la meritavamo, ma soprattutto questa coppa va a questi tifosi splendidi che ci hanno seguito. Domani sera la porterai in trasmissione? Sì, domani sarà in trasmissione, promessa. E allora andiamo avanti con le nostre ecco qua Carmine, se mi porti, ecco qua, se porti, sì, ecco qua, buonasera. Allora, da capitano under 20, ma soprattutto da giovane,
una vittoria questa che lascerà il segno indelebile nella tua carriera sportiva. Sì, sì, indubbiamente è stato un grande traguardo, sono molto contento, i risultati finalmente si fanno vedere dopo tanto, tanto duro lavoro. Grazie a te, ecco, ecco la consegna della Coppa, il capitano Vergara, il presidente federale, ecco qua il momento, Sarno vince la Coppa Campania, ora ufficiale, quando sono le 21:56, ecco la grande festa al Pala Enrico di Sarno, questa è una cosa molto bella, ecco, capitano, e allora, ora lo possiamo dire, se siamo stati in macchina durante il viaggio d'andata hai detto stasera senza se, senza ma, dobbiamo vincere perché a questa coppa ci teniamo per tantissimi motivi, non so con chi parlavi ma a telefono ti ho sentito dire stasera vinco sicuramente. Vero, vero. Guarda le telecamere, ecco. Da una partita abbiamo dimostrato quello che finora abbiamo messo poco in campo, l'energia, soprattutto quella mentale di fare bene con le squadre importanti. Stasera ci meritiamo la coppa, è giusto che sia così. A chi la dedichi? No, la dedico a tutto questo popolo splendido, società splendida, tifosi splendidi, dirigenti, una grande famiglia. Senza nulla togliere agli altri, ma vincere a Sarno è un piacere, ha un sapore particolare. Vincere a Pozzuoli è un piacere super, grande, super grande. Poi con un compagno come lui è tutto più facile. E allora noi andiamo avanti, cerchiamo naturalmente. Ecco qua, Pasquale Turco, ci ha raggiunto finalmente il presidente. Saluto il collega, ma soprattutto amico, un grande Sarno. Un grandissimo Sarno, Nello, eravamo dall'altro lato in commento per l'altro emittente che trasmetteva la partita. Devo dire la verità, onore al merito da Putolano e soprattutto da Sportivo. Complimenti veramente a questa squadra di Sarno. Dicevo anche io in telecronaca una cosa molto importante, il giorno 3 aprile ci sarà la bella, una vittoria per Pozzuoli, una vittoria per Sarno, che vinca il migliore. E allora grazie al collega, faccio una battuta, che vinca il migliore, quindi Sarno è costretto a vincere di nuovo. Presidente stasera, Pasquale, una vittoria questa voluta fortemente, complimenti. Ecco, ora la possiamo dire, tu sei un uomo di sport, sei stato sempre nel mondo dello sport, ci sono state delle incomprensioni all'inizio stagione per tante cose, o forse è il momento giusto di mettere tutte alle spalle e soprattutto e principalmente di far capire che Sarno è unica e a prescindere da chi gestisce in questo momento per il bene di tutti, veramente si può andare oltre perché ci sono tante potenzialità. Allora, Nello, io sono emozionatissimo perché ci mancherebbe. Tu sai come siamo partiti quest'anno, abbiamo avuto migliaia di problemi, però ringraziamo il Dio che ci mette sempre la mano, siamo riusciti a tirare su una bella squadra e nel lungo periodo siamo venuti fuori e questo è il coronamento di una grande annata che stiamo portando avanti. Per quanto riguarda il discorso sarnese, io mi sono già incontrato con Renzullo, spero che l'anno prossimo faremo una sola squadra a Sarno e faremo la Serie B. Perché questa Serie C ci sta molto stretta al nostro paese che merita palcoscenici più importanti. Quindi abbiamo saputo la notizia, c'è stato anche un incontro con il padrone Lorenzullo e questa cosa è importante. Sì, perché noi vorremmo coinvolgere tanti imprenditori del nostro paese, tante persone che amano lo sport, per creare una squadra unica, una squadra forte che possa dire la sua anche in categoria superiore. Stasera godiamoci questo momento. A chi la dedichi? La verità la voglio dedicare a Edoardo Ruggiero perché ci sono state delle incomprensioni e la vogliamo dedicare alla famiglia Ruggiero con affetto e con simpatia, tralasciando tutte le cose che si sono dette, in particolare a Pasquale Ruggiero che mi avrebbe fatto piacere se fosse venuto qua con noi perché è un ragazzo passionale che ama lo sport. Con me sfondi una porta aperta, lo sai, la stima che nutro verso la famiglia, verso tutta la tua famiglia, questo ti fa onore, ma soprattutto è il tuo primo trionfo. Sì, purtroppo, per fortuna. Meno male. Tu sai, nello sport, nel calcio in particolare, abbiamo vinto tanti campionati. Sono onorato di essere il primo presidente a Sarno a portare questa coppa. Che soprattutto voglio ringraziare anche le quattro persone che sono state vicino a me. Noi siamo una dirigenza fatta solo di cinque persone, cinque amici che si vogliono bene e che ognuno ha un ruolo e un'importanza. Grazie a Carmine Monturi, grazie a Vincenzo
Grimaldi, grazie a Peppe Annunziata, grazie al grande Luciano Annunziata, il nostro vicepresidente, ma in realtà tutto fare, organizzatore straordinario. Grazie a tutto lo staff, grazie al coach dello Iacono, grazie ai suoi collaboratori, Liguori, Michelangelo, vice allenatore, Gabriele, Salvatore, il magazziniere, e soprattutto grazie a tutti questi ragazzi tifosi che ci hanno accompagnato in questa avventura, tutti giovani, donne, ragazzini che hanno voluto stare con noi e vincere, soprattutto portare il nome di Sarno ai vertici della Campania. Grazie. Allora Peppe, Peppe, io scusa Pasquale, resta con me perché concludiamo in questo modo. Allora domani sera ti aspettiamo in diretta allora con la Coppa Tre Carni. Grazie Nero, tu sei sempre un signore, grazie. Allora a questo punto con i tifosi che chiedono di andare a cena, noi concludiamo quando sono le 22 circa dal Palerrico di Pozzuoli. Sarno vince la Coppa Campania ed è un grandissimo trionfo. Capri Evento portò bene e da Sarrese lo dico, probabilmente questa è una di quelle vittorie che a commentare per me personalmente è stato uno dei momenti più belli che porterò con me. Grazie a Pasquale Turco, a Gerardo Tucci. Andrà in replica sicuramente questa partita, più riprese, ma poi avremo anche il modo naturalmente di confrontarci se ci saranno altri momenti. Una cosa è certa, Sarno ha vinto la Coppa Campania. Qui dal Palerrico di Pozzuoli, buonasera dal presidente Pasquale Falciano. Buonasera a tutti. E da Nello Dierna. E concludo a modo mio, ma questa volta in modo diverso, sempre, comunque e a prescindere, forza Sarno.